Oltre 17.000 spettatori al Massimino per il Catania, è stata la settimana del punto di penalizzazione. Vuole uscirne alla grande la squadra di Mimmo Toscano, che cerca la terza vittoria consecutiva di fronte a un Altamura che ha fatto meglio fuori casa che in casa. È costretta a giocare le gare interne al San Nicola. La formazione guidata in panchina da Daniele Di Donato parte subito rendendosi pericoloso l'Altamura su questo calcio di punizione di Dipinto, che trova un paio di deviazioni velenose. Catania però è aggressivo e cerca subito di spaccare la partita. Qui c'è una ripartenza in superiorità numerica, viene servito Carpani da Jimenez, ottima l'uscita di Pane. Caleb Jimenez atteso tra i titolari oggi. Poi Anastasio dentro, apparecchiato il destro di Castellini da stoppa, soltanto esterno della rete, e anche l'illusione del gol per alcuni. Inizia a collezionare calci d'angolo il Catania, qui pallone che rimane lì fino alla parata di Pane. Aveva cercato di coordinarsi calciando verso il primo palo, sempre Carpani. Porta tanti giocatori nella metà campo offensiva la squadra di casa, calcia forte stoppa la parata di Pane, ma sulla ribattuta è opportunista e cattivo nel centrare la porta Carpani. 1-0 Catania al minuto 24, è il secondo gol in campionato dell'ex recanatese, secondo gol segnato al Massimino. La pressione del Catania genera così la rottura dell'equilibrio. Qui Gigliotti pasticcia un po', forse il contatto è un po' dubbio, ma comunque gli ruba palla Jimenez, tutto regolare, va da Inglese, assist lucidissimo dell'italo-spagnolo per l'ex attaccante dell'Ecco, che fa 2-0, secondo gol consecutivo di Roberto Inglese, che sta dimostrando di poter spostare gli equilibri in Serie C. Altamura prova a reagire, lo fa con questo coraggioso destro al volo di Vito Leonetti, ben lontano dalla porta. Siamo nel secondo tempo in cui il Catania ha il grande merito di provare ad addormentare la partita, cerca di svegliare i suoi Daniele Franco con questo sinistro. C'è la parata di Adamonis. Ci sono anche i cambi, opportunità per il Catania con il suggerimento al rimorchio per stoppa da parte di Jimenez. Non arriva il tris. Poi Leonetti, dribbling, è molto bravo Castellini qui nel salvataggio difensivo. Altamura che ha cercato di reagire in ogni maniera, nonostante si trovasse davanti sempre due o tre linee di giocatori del Catania. Altro sinistro di Franco, che non trova però la porta. Finisce così, con merito si prende i tre punti il Catania, gol di Carpani e Inglese nel primo tempo. Catania 2, Altamura 0, terza vittoria consecutiva.